Pensavate che non tornavamo più, ma 442 è tornato in studio dopo 2 settimane in trasferta. Siamo tornati a giocare tra le mura amiche. Rieccoci qua alle 21.30, il consueto appuntamento del mercoledì, perché è successo di tutto. Parliamo della Serie D, siamo ormai alla volata finale, non sono da solo come sempre, ho con me 2 graditi ospiti, giornalista e voce dell'Ornano Badesse, quando lo guardate le partite è lui che vi parla, Simone Damianturi, bentornato. Grazie mille Marco dell'invito, buonasera a tutti. E Pietro Cambi, tifoso del Poggi Ponzi. Grazie Marco per l'invito e buonasera a tutti. Ovviamente grazie a voi che siete qui con me, perché dobbiamo parlare, come ho detto in fase di presentazione, di questa Serie D, perché si è giocato il turno domenica, il 28esimo turno. Vediamo come sono stati i risultati, perché sapete, insomma, in testa alla classifica c'è di nuovo lo slancio del San Donato Tavarnelle, che torna a fare il San Donato, vince 5-1 contro il Pro Livorno, che ormai è un passo dalla retrocessione in eccellenza, mentre i giallorossi sono usciti sconfitti dal big match delle Città di Arezzo contro gli Amaranto per 2-1. Gran bella partita, avremo modo anche qui di seguirla. Poi le altre senesi, la Pianese, tanto per cambiare, torna dalla trasferta ancora con una sconfitta, questa volta per 1-0 sul campo della San Giovannese. L'Ornano Badesse, anche qui 2 ceffoni dal Rieti al Manlio Scopigno. Campo quest'anno veramente terribile per le senesi, ci hanno perso tutte, compreso il San Donato Tavarnelle capolista. Veramente, per fortuna, possiamo dirlo, nessuna delle squadre ci dovrà ritornare in questo scorcio finale di campionato. Gli altri risultati li vedete in grafica: il Cascina che vince 1-0 sul Tiferno Lerchi, poi 1-1 il pareggio tra Foligno e Scandicci, vince e stravince il Follone Cagavorrano 5-0 sulle Cannara. Il derby laziale tra Montespaccato e Flaminia si risolve in favore della squadra ospite per 2-0 e poi il Trestina vince anch'essa per 2-0 contro l'Unipomezia. Come è cambiata la classifica? Come detto, il San Donato Tavarnelle aveva solo 2 punti di vantaggio dal Poggi Ponzi, ma in virtù dei risultati torna a più 5, a quota 66 la squadra giallo-blu, a 61 il Poggi Ponzi, poi a 51 a braccetto Follone Cagavorrano ed Arezzo, e il Trestina chiude la zona playoff con 46 punti. Le altre due senesi, Badesse e Pianese, le vedete proprio a ridosso della zona spareggi, a 44 la prima, a 43 la seconda. In fondo alla classifica, come detto, Pro Livorno ormai praticamente spacciate, sono 15 punti dalla zona salvezza diretta a 6 giornate dalla fine, quindi direi è praticamente andato il campionato della squadra labronica. Il Cannara a 19, mentre è lotta serrata in zona playout con Foligno, Cascina e Rieti a 28 punti, l'Unipomezia a 27 con una partita in meno, quella rinviata contro il Flaminia della settimana scorsa per un infortunio all'arbitro, e poi la San Giovannese là a 32 punti, ancora ancorata alla zona salvezza, ma veramente ancora pericolante. Questo è il quadro. Allora partirei dal Badesse, quindi da Simone. È arrivata questa sconfitta con il Rieti, tralasciando il fatto che è un campo dannato per le senesi quest'anno, ma si è vista una squadra forse non all'altezza. La partita di Rieti da parte dell'Ornano è stata una gara sbagliata, è stato sbagliato l'approccio e non è proseguita meglio. Tra l'altro, come dicevi te Marco, a Rieti hanno perso tutte le senesi, e tra l'altro avevamo visto un buon Rieti anche pochi giorni fa a Poggi Ponzi, una partita rocambolesca, bellissima, dove Rieti non aveva mollato un centimetro, e poi il Poggi Ponzi comunque è riuscito a portarla a casa. Ritornando all'Ornano, senza malizia, ma riprendo le parole di mister Alessandria nel post partita, c'è veramente qualche giocatore che ha giocato con poca voglia di vincere. Qualcosina, questa poca voglia, questo poco agonismo lo avevamo visto anche nella partita casalinga contro il Cascina. Hai fatto benissimo a sottolineare le parole di mister Alessandria, perché questo, possiamo dirlo, questo Badesse doppia faccia, grandissima squadra nel girone d'andata, dall'inizio del 2022 risultati che veramente non rispecchiano quello che era stato l'andamento della squadra gialloblu, proprio quando c'era mister Gennaioli sulla panchina. Sì, c'è stato quel filotto di mister Gennaioli a fine 2021 clamoroso. Però c'è da dire che anche la squadra di mister Alessandria, prima di questa sconfitta, veniva da 5 risultati utili consecutivi.
E, però ripeto, questo poco agonismo da parte di qualcuno in queste due ultime gare è un po' un campanello d'allarme e tra l'altro non rispecchia nemmeno quelle che sono le caratteristiche di aggressività di mister Alessandria. Vediamo, domani c'è una partita direi fondamentale perché c'è proprio lo scontro diretto contro il Trestina e lì per l'ultimo posto disponibile per i playoff penso sia bagarra fino alla fine. Avremo modo anche qui di vedere ovviamente il prossimo turno in chiusura di trasmissione. Pietro, invece te eri in trasferta, sei andato a vedere il tuo Poggibonsi contro l'Arezzo, a Città di Arezzo, si può dire tutto fuorché che sembrava una partita di Serie D. Sono perfettamente d'accordo, è stata una gran partita, almeno fino al loro secondo gol, una partita veramente di livello, di alta intensità e anche tanta qualità, con tantissime occasioni sia da una parte che dall'altra. Ecco, onestamente a fine primo tempo la partita poteva finire in qualsiasi modo. Occasioni ghiotte, dopodiché sì, l'ha spuntata l'Arezzo, un peccato per il Poggibonsi e per noi, chiaramente per noi tifosi, però ci sta, ecco, come dicevi, una partita che sembrava di un'altra categoria, possiamo dire. Certo, il rammarico sta nel fatto di essere andati in vantaggio, magari non aver saputo gestire il vantaggio, però di pro possiamo dire che abbiamo visto un Poggibonsi nettamente all'altezza dell'Arezzo, che ricordiamo c'era partito per vincere il campionato, Poggibonsi fino a pochi mesi fa era in eccellenza. Sì, esatto, diciamo, è stata la conferma in qualche modo di quella che è stata l'annata calcistica del Poggibonsi, ovvero un anno da ricordare dove la qualità non è mancata, i giocatori hanno sempre dato tutto e si sono dimostrati all'altezza di corazzate come appunto l'Arezzo o anche appunto il San Donato Tavarnelle nella partita di andata. Adesso vediamo nello scontro diretto che ci sarà fra due settimane circa, però è così, il Poggibonsi si è confermato un gruppo di alto livello, un gruppo molto affiatato che insomma speriamo di concludere il campionato nel migliore dei modi. Ecco. Oltretutto anche sfortunato il Poggibonsi perché è incappato nella migliore prestazione stagionale dell'Arezzo, ma saltiamo perché lo faremo vedere tra poco, partiamo come abbiamo sempre fatto nella nostra trasmissione dall'inizio, ovvero dalla capolista, quindi solitamente ci occupiamo del San Donato Tavarnelle perché è primo praticamente dall'inizio del campionato e ci vediamo le gesta della squadra di Indiani che ha sconfitto 5-1 la Pro Livorno, ecco le immagini. Ventottesima giornata di campionato, scavi Pianiciani, San Tavarnelle, Pro Livorno Sorgenti 1919, si parte. San Donato subito in attacco con Zini Andrea, rovesciata, palla alta. Ancora San Donato in avanti, Marziale sistema un pallone, Paolo Regoli, conclusione, pallone fuori di un soffio. Non muore gialloblu di Indiani, Buzzego la bandierina, colpo di testa ancora una volta di Paolo Regoli, palla fuori non di molto. Ancora corner, palla nel mezzo, Noccioli, conclusione, letteralmente murato dalla retroguardia ospite. Conclusione Paolo Regoli, pallone alto. Si vede il Pro Livorno con Camarlinghi che entra a rigore, pallone nel mezzo, c'è Giacomo Rossi che si gira, bravo Cardelli. Andrea Zini, al limite, conclusione, il pallone si impenna, vantaggio giallo-blu, 1-0 la squadra di Mister Indiani con la conclusione del numero 23 giallo-blu al minuto 35. Ecco Noccioli, colpo di testa, minuto 37, 2-0 del San Donato Tavarnelle, Francesco Noccioli che esulta con i suoi compagni, questo colpo di testa, assieme proprio all'Arezzo. Subito la Pro Livorno in avanti, minuto 41, Salemo, il tocco, si riapre la partita, 2-1 della Pro Livorno, che così riapre la partita, e subito ancora gli ospiti in avanti, calcio di rigore che si conquista Camarlinghi al minuto 43, ecco anche il replay di quanto accaduto e dal dischetto si presenta il numero 9 Camarlinghi, ottima la risposta di Cardelli che neutralizza questo calcio di rigore e permette alla squadra di Mister Indiani di concludere il primo tempo in vantaggio. Avvia la ripresa con un San Donato arrembante, Buzzego della bandierina, c'è Zini, Alessio, colpo di testa, pallone fuori. Si vede ancora Buzzego, in conclusione, palla fuori di un soffio. Ancora San Donato con Andrea Zini, conclusione stavolta invece telefonata.
ancora San Donato, Borghi scarica per Buzzegoli, la sua terra, pallone fuori per questione di centimetri, ancora San Donato, altra conclusione, pallone alto. Dalla panchina intanto è subentrato Pino, che crede fortemente su questo pallone, entra a rigore, palla per Marzielli, torna ad esultare la mitraglia al Pianigiani, Tavannello va a difesa, 17° gol, quindi numero 9, giallo-blu. Ancora San Donato, con Borghi al limite, sistema il pallone, la conclusione, pallone alto. Ancora San Donato, Poli, palla nel mezzo, conclusione di Pino, arriva Marzielli che corregge il pallone in rete. La doppietta della mitraglia, Edoardo Marzielli, 18° gol, eguagliato Russo. 92°, Pino a rigore, salta che il portiere, conclusione, 5-1 a favore del San Tavannelle, 7° gol di Pino in campionato, come il numero 7 che porta sulla maglia. E su questa occasione che si conclude così questa partita, 3 punti d'oro per il San Tavannelle di Mister Indiani, che festeggia così questo importante risultato. Dunque un San Donato cinico che va in vantaggio ma poi addirittura rischia di subire 2 gol nel giro di pochi minuti, se Cardelli non para quel rigore si va all'intervallo su 2-2 e chissà che partita viene fuori nella ripresa, ma tutto ciò non è successo perché il San Donato ha ritrovato un super Marzielli, altra doppietta, 18 gol in campionato, eguagliato il record del suo compagno di squadra Russo, adesso entrambi in testa alla classifica con 18 gol. Allora Pietro, partirei subito da te, San Donato Tavannelli, che alla fine, diciamocelo, le uniche due squadre, San Donato e Poggi Ponzi, per lottare per il vertice. Stiamo parlando di una squadra che ha segnato con le 5 reti di domenica 74 gol, è il miglior attacco di Serie A, B, C e D intero. Sì, è una corazzata a tutti gli effetti, in particolare il reparto offensivo, perché ecco, appunto come dicevi, pensare che praticamente nessun altro in Italia dalla D in su ha segnato quanto loro fa obiettivamente impressione, e hanno dimostrato di esprimere un buon gioco, no? Oltre poi alla fase offensiva. Detto questo, è chiaro, nello scontro giocato contro il Poggi Ponzi, magari nel primo tempo lo avevamo visto che la potenza del Tavannelle, poi per nostra fortuna con un gol al 94esimo, senza avere due bomber davanti, ma di una mezzala siamo riusciti a portare la partita a casa. Però sì, ecco, un San Donato che veramente è inarrivabile in qualche modo, e credo che ecco, parlandoci in maniera anche abbastanza chiara, con 6 giornate rimanenti e 5 punti di vantaggio, un attacco che viaggia a questi ritmi, credo che comunque ecco, il campionato, bene o male, salvo clamorosi colpi di scena, riusciranno a portarlo a casa. Ecco, di questo. Simone, sei dello stesso avviso secondo te? Parliamo da esterno, proviamo a vedere, te che ti occupi del Varese, secondo te la può spuntare una delle due, intendo il Poggi Ponzi, riuscire a recuperare i 5 punti di vantaggio, oppure ormai è quasi di impossibile? Ma anche se di impossibile non c'è niente nel calcio, lo si sa, insomma. Se uno guarda i numeri, che gli vogliamo dire al San Donato Tavannelle? Sarà la 15ª goleada che fa in questo campionato, quindi c'è un arsenale veramente allucinante lì davanti. Però sì, ci sono 5 punti di vantaggio, però c'è lo scontro diretto, quindi penso quella sarà, è banale dirlo, ma sarà una partita super super decisiva. Assolutamente, si giocherà in Lotti il 27 di aprile, segnatevelo perché tutti quanti a Lotti per vedere questa super partita. E allora, abbiamo visto il San Donato, ci vediamo anche il Poggi Ponzi, che come detto è uscito sconfitto dal Città di Arezzo per 2-1, grandissima partita che nulla aveva a che vedere con una Serie D, assolutamente, ma che purtroppo, come detto, il Poggi Ponzi ha beccato proprio la giornata di grazia della squadra Amaranto. L'Arezzo ospita il Poggi Ponzi per sfatare il tabù degli scontri diretti contro le prime della classe e rilanciarsi dopo la sconfitta di San Donato. I gruppi della Sud interrompono la protesta e tornano a tifare in curva Minghelli. Amaranto con il 4-3-3, c'è Cutolo a completare il tridente con Persano e Calderini. Come all'andata, i giallorossi della Valdelsa si schierano con il 3-5-2. Bastano pochi minuti per capire che sarà un primo tempo scoppiettante. Al sesto Cecchi va vuoto, Calderini si invola e tocca d'esterno con la palla che sbatte sul palo
Paolo Pacini battuto. Poco dopo ci prova Cutolo, palla alta all'11esimo. Clamorosa chance per il Poggi Bonzi. Regoli scatta in posizione regolare, si presenta davanti a Colombo che resta in piedi fino all'ultimo e lo ipnotizza. Replica l'Arezzo un minuto più tardi con Calderini che affonda a sinistra e scarica in porta. Pacini respinge con i pugni. Non c'è un attimo di sosta. Al quarto d'ora Calderini spreca tutto solo davanti all'estremo ospite con un cucchiaio che termina lato dopo splendida combinazione tra Cutolo e Persano. Al 21esimo, secondo legno per l'Arezzo, punizione tanto bella quanto sfortunata di Pizzutelli. Nemmeno il tempo di disperarsi che Calderini si inventa un destro a giro che si stampa sulla traversa. La porta del Poggi Bonzi sembra stregata. La beffa si materializza al minuto 26 quando sulla punizione di Mazzolli Colombo è incerto, la palla resta lì e regole al più lesto di tutti per il Tapine che vale il vantaggio ospite. Il numero 10 va a fare festa con il centinaio di tifosi arrivati dalla Valdelsa. La reazione dell'Arezzo è affidata a Cutolo, sinistro dal limite, Pacini alza in corner a mano aperta. Sull'angolo successivo il portiere è miracoloso e salva distinto sulla linea. Gli Amaranto insistono e vengono premiati al 34esimo quando Cutolo pesca Persano in aria. Stop di petto e girata di sinistro con palla che si insacca sotto la traversa. Quarto gol stagionale per l'attaccante. Prima dell'intervallo c'è spazio ancora per l'ennesima occasione, stavolta per il Poggi Bonzi. Donati approfitta di uno svarione della difesa e si invola verso Colombo. Il numero 1 Amaranto è decisivo e tiene il risultato in equilibrio al termine di un primo tempo dalle mille emozioni. Nella ripresa Calderini cambia modulo e torna al 4-3-2-1, ma è l'Arezzo a completare la rimonta. Al 12esimo Calderini, quello Amaranto, inventa da sinistra e pennella per la testa di Persano che la mette all'angolino. Doppietta per il numero 90 e quinta rete stagionale che fa esplodere il comunale. Da lì in avanti la gara cala di ritmo, l'Arezzo non rischia e il Poggi Bonzi non crea particolari pericoli. Il triplice fischio è al sapore della liberazione per una vittoria finalmente contro una big e che tiene gli Amaranto in corsa per il terzo posto. Allora Pietro, me l'hai detto prima quando non eravamo in diretta, in registrazione, insomma, che manca qualche azione del Poggi Bonzi, almeno all'inizio, sì, però sì, veramente dirlo. Che rammarico c'è per quelle due occasioni di Bobo Regoli e di Donati proprio alla fine del primo tempo. Sì, sicuramente sono due occasioni molto ghiotte, concedimi il termine, perché comunque ecco, sia per il fatto dell'essere a tu per tu con il portiere, sia perché ad esempio quella di Donati viene proprio allo scadere, come giustamente dicevi. E lo sappiamo, no? Insomma, seguendo un po' il calcio è così, quando una squadra segni poco prima dell'intervallo funziona un po' taglia un po' le gambe alla squadra avversaria. Quindi sì, sicuramente questo è un po' un rammarico che ci portiamo dietro, però ecco, come dicevamo prima, con la consapevolezza comunque di aver fatto una partita stratosferica, a mio avviso, contro una squadra che sì, fino adesso non ha fatto un campionato eccelso, ma i quali giocatori sono indiscutibili, ecco, basti pensare a Cutolo o appunto lo stesso Calderini in attacco, due grandissimi giocatori, ecco. Simone annuisce ovviamente perché un inesauribile Calderini, tanti gol in campionato, ma soprattutto tante cecate, l'avete visto, tre legni, praticamente due suoi e uno di Pizzutelli, e poi l'inesauribile Aniello Cutolo, che ormai lo sappiamo è un volpone di queste categorie e è veramente un giocatore di grandissima esperienza. Siamo 40 secondi in ritardo, come sempre ci fermiamo per la pubblicità e poi al ritorno incominceremo anche con gli ospiti in collegamento e poi analizzeremo anche le partite delle altre senesi. Eccoci qua, rientriamo dalla pubblicità dopo aver visto gli highlights di Arezzo-Poggi Bonzi, una partita che ha visto tantissime azioni nel primo tempo, molto meno nella ripresa, ma comunque le due squadre avevano veramente dato tantissimo e hanno dimostrato la forza. Poggi Bonzi secondo, Arezzo quarto, ma a pari punti con il Follone che Cagavorrano, quindi veramente una gran bella partita risolta poi dalla squadra Amaranto, e noi siamo in collegamento proprio con Arezzo, con il direttore Cristiano Tromboni. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora, stavamo parlando prima del lancio degli highlights di questo Arezzo che finalmente ha dimostrato tutta la sua forza giocando veramente forse la miglior partita dell'intera stagione. Sì, finalmente domenica abbiamo trovato la giusta quadratura sotto tutti i punti di vista. Siamo riusciti a fare una grande gara, è stata una delle migliori partite sicuramente della stagione e abbiamo dimostrato anche di
di essere una squadra forte, di essere una squadra che poteva lottare anche per i primi posti. Purtroppo la stagione e la classifica d'oggi ci dà un altro verdetto, ma noi fino alla fine proveremo ad arrivare più in alto possibile. Diciamo che oltre alla bella prestazione è stato sfatato anche un tabù di questa stagione, perché negli scontri al vertice l'Arezzo non aveva mai vinto, è arrivata questa vittoria con il Poggi Bonzi dopo la sconfitta dell'andata, poi un solo punto contro il San Donato, però anche qui insomma fa capire che forse la quadratura è stata trovata. Sì, noi ce l'auguriamo, sicuramente tutti i scontri diretti sono state partite, specialmente quelle in casa dove l'Arezzo aveva dimostrato di esserci e poteva vincere sia l'andata col San Donato che al ritorno col Gavorrano. Poi per episodi abbiamo pareggiato le partite. Fuori casa il rendimento è stato diverso, nei scontri diretti abbiamo preso 4 gol sia a San Donato che a Gavorrano che a Poggi Bonzi, non giocando buone partite. Giusto a San Donato eravamo stati in partita fino al decimo, al quarto d'ora del secondo tempo, per poi prendere il 3-2 e il 4-2 che ci ha tagliato definitivamente le gambe. Ma in casa, tutto sommato, anche con le squadre di vertice, avevamo fatto ottime prestazioni e forse meritavamo qualcosa in più sia col San Donato che col Gavorrano, dove sono arrivati dei pareggi. Domenica finalmente abbiamo raccolto bottino pieno, siamo riusciti a vincere questa partita e per noi è stato molto importante, è molto importante per il proseguo della stagione e anche per il discorso playoff, per il miglior piazzamento e poi per affrontare i playoff nel miglior modo possibile. Ci dà anche consapevolezza poi di andare a affrontare Poggi Bonzi o Gavorrano o chi sia nei playoff e comunque giocarcela alla pari, perché la squadra è forte, la squadra c'è, abbiamo un ottimo organico. Ovviamente sì, il primo posto è praticamente irraggiungibile quasi matematicamente viste le 15 lunghezze dal San Donato Tavarnelle, però volevo provare a fare una domanda con un se, anche se con i se si va poco lontano. Se questa Arezzo avesse avuto un giocatore come Caldini da inizio anno, si poteva davvero essere in ben altre posizioni? Ma io non saprei risponderti, nel senso che... La togliere ovviamente ai ragazzi che sono stati dall'inizio. No, anch'io sono subentrato a fine novembre, quindi ho potuto, tra virgolette, mettere una mano nel mercato di dicembre. Elio è stato il primo calciatore che ho chiamato e con cui ho trovato l'accordo per poter fare un ritorno di stagione importante. È un giocatore importante, secondo me tra i più forti della categoria senza dubbio, se non uno dei più forti del girone. Sicuramente con l'organico che abbiamo oggi l'Arezzo avrebbe potuto fare un campionato differente e magari stare lì sopra a poche lunghezze o a giocarsi ancora il campionato, il titolo di campione, ecco. Certo, ovviamente sì, era solo una domanda ipotetica e assolutamente senza nulla togliere, come dicevo, ai ragazzi che ci sono da inizio anno e si sono impegnati al massimo per la maglia Amaranto. Adesso lei parlava ovviamente del playoff, il terzo posto è sempre alla portata perché lo condividete insieme al Follonica e a Gavorrano, però sì. Leggendo anche a giro sui vari social o vari siti internet, un ripescaggio eventuale potrebbe essere l'alternativa, insomma, per tornare in Serie C, visto insomma alla fine i playoff servono a poco a niente, l'esperienza ce lo racconta il Siena lo scorso anno, che arrivando ultimo nella classifica dei pescaggi, quest'anno gioca in Serie C. Sì, assolutamente, noi la società l'ha dichiarato, il discorso ripescaggio è un obiettivo primario, e questo va di pari passo al discorso playoff. Noi dobbiamo centrare assolutamente i playoff e in ogni caso provare a vincerli, quindi andarci a giocare le due partite, semifinale e finale. Sicuramente arrivando terzi abbiamo un vantaggio maggiore, giocando in casa l'abbiamo dimostrato tutto l'anno di avere una spinta, una forza maggiore, perché c'è anche una presenza folta dei tifosi, quindi insomma siamo forti sotto tutti i punti di vista in casa. E fuori casa abbiamo dimostrato delle defezioni, però andando a giocarci comunque il playoff fuori casa e proveremo a dire la nostra. E l'importante è centrare i playoff, perché la società è pronta per il ripescaggio, vuole fare il ripescaggio e quindi noi dobbiamo centrare l'obiettivo, e l'obiettivo non bisogna nasconderci, è tornare in Lega Pro. E se non è accaduto con il discorso di vincere il campionato e quindi arrivando primi, deve accadere con il discorso playoff e quindi ripescaggio.
Direttore, grazie per il suo intervento. Sicuramente le parole faranno piacere ai tifosi amaranti che ci hanno ascoltato questa sera e soprattutto, insomma, l'Arezzo, lo sappiamo, merita ben altri palcoscenici di una Serie D. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi. Buona serata, grazie. Salutiamo Cristiano Tromboni, direttore dell'Arezzo, direttore sportivo dell'Arezzo. Allora, Simone, abbiamo parlato del Poggi Monza, ovviamente è l'ultima squadra che ha giocato a Città di Arezzo, ma il Lornano Badesse, ci ricordiamo, in una superlativa partita di fine 2021, un 3-3 che fino al 90esimo era 3-2 per la tua squadra, fa capire, io ovviamente tra le big non ci ho messo il Badesse solo per la posizione di classifica, ma il Badesse è comunque una grande squadra, lo era e lo è ancora. Sì, in quella partita veramente avvenne di tutto e avvenne di tutto soprattutto negli ultimi minuti. E tra l'altro l'Arezzo c'ha ancora da giocarci in casa dell'Ornano Badesse. Esatto. Quindi anche quella sarà una partita da segnare nel calendario. Ci vogliamo andare a vedere anche che ha fatto proprio il Badesse? Te saresti per dire di no, però purtroppo lo dobbiamo vedere. La sconfitta, l'ennesima sconfitta di una squadra senese arrivata al Manlio Scopigno di Rieti, veramente un campo maledetto questa stagione, è finita così. Il Lornano Badesse fa visita alla Ammazza Senesi di questo campionato. Al Manlio Scopigno sono infatti cadute sia Pianese che Poggi Bonzi, oltre al San Donato Tavarnelle capolista. La prima occasione è per gli ospiti, disimpegno errato della difesa reatina, palla sulla testa di Lucatti che da pochi passi spedisce alto. Il Rieti risponde con un'azione personale di Tortolano, sfera tra i piedi di Vari che serve un solissimo Koulibaly, palla in rete ma gioco fermo per posizione irregolare dell'attaccante maliano. Ancora Koulibaly sfugge a Manganelli, carica il destro da fuori area, bravo Conti ad alzare la palla in angolo. Rieti decisamente più ostinato dei biancazzurri e al 41esimo passano in vantaggio. Koulibaly serve Tortolano, gran filtrante per Vari che infila Conti sotto la traversa. Vantaggio per gli Amaranto Blu proprio ad una manciata di minuti dalla fine del primo tempo. La reazione del Lornano è tutta sui piedi di Andreoli, la sua conclusione però sibila al lato. Nella ripresa ci si aspetta un Badesse all'attacco, ma è subito tripla chance per il raddoppio del Rieti, con Attili prima, palla alta, e ancora Koulibaly, pallonetto, che però termina la sua traiettoria sul fondo. Anche Menghi non è fortunato e trova Conti pronto alla deviazione in corner. Ed è proprio da un'azione d'angolo che nasce il patatrac. Buonuomo viene anticipato da Menghi, calcione che per l'arbitro equivale ad un calcio di rigore. Della battuta si incarica Tortolano, palla da una parte e portiere dall'altra per il 2-0 laziale al minuto numero 66. Piove poi sul bagnato per i senesi quando Bonechi, in un duro contrasto a centrocampo, lascia sua inferiorità numerica per il resto della partita. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e sventola il cartellino rosso al difensore senese. Badesse che comunque prova a riaprire la contesa con Mignani, colpo di testa centrale e bloccato da Marenco, e Andreoli, il suo tiro ancora alto sopra la traversa. Finisce così 2-0 per il Rieti. Laziali che possono così ancora sperare nella salvezza diretta, mentre il Badesse viene sorpassato dal Triestina al quinto posto in zona playoff. Avete visto, Simone, una brutta partita con un gol annullato sulla difesa molto disattenta, il gol preso su difesa molto disattenta, il rigore un po' goffo, e il risultato che dice Rieti 2 Badesse 0. Ma gli highlights, Marco, sono paradigmatici. Il Lornano ha sbagliato l'approccio, la partita è stato a tratti dominato da Rieti e poi c'è stata giusto una timida, tiepida reazione nella parte finale della partita. Poi di buono da questa partita è difficile prendere qualcosa. È veramente brutto come sta andando, insomma, questo campionato del Lornano Badesse nella seconda parte, perché ci avevamo abituato, eravamo molto contenti inizio anno a vedere il San Donato primo e poi tutte le altre squadre, Poggi Bonzi, Badesse e Pianese in zona playoff. Adesso ci dobbiamo, insomma, un po' ridimensionare sul fatto di vedere queste squadre adesso in lotta per un posto, l'ultimo posto e playoff. Pietro, ti aspettavi invece di vedere, che ne so, ti dico, una squadra come la Pianese costruita per vincere, lottare adesso difficoltosamente, parecchio in difficoltà
per un post playoff? No, beh, allora, onestamente a inizio anno, vedendo anche gli ultimi campionati fatti sia dalla stessa Pianese, ma penso anche alle Badesse, due squadre che comunque hanno nell'organico giocatori importanti che, ripeto, negli ultimi anni hanno fatto campionati in Serie D veramente di livello, con giocatori di spessore. Non me lo aspettavo, credevo ci fosse potessero restare molto più in lotta perché ora non voglio dire magari per il campionato, perché con un San Donato così sarebbe stata veramente dura, però ecco, sicuramente essere saldamente all'interno dei piazzamenti playoff, questo sì, ecco, infatti un po' personalmente mi stupisce. Lo chiediamo a chi è direttamente in collegamento, magari cosa ne pensa anche dell'Ornano Badesse, perché è una delle squadre più in forma del momento, si sta tirando fuori da una situazione che fino a qualche giorno fa sembrava veramente molto difficile. Lo ringraziamo, perché se non andiamo errati lo abbiamo prelevato mentre è in viaggio proprio per la trasferta di domani, il mister del Cascina, Francesco Bozzi. Buonasera. Sì, salve, buonasera. Allora mister, parlavamo ovviamente delle squadre senesi, l'Ornano Badesse è una delle ultime squadre che avete affrontato, però andando con ordine, 7 punti nelle ultime 3 partite e Cascina che adesso veramente guarda la salvezza come un obiettivo reale, possibile? Sì, una salvezza che sembrava molto difficile qualche settimana fa, almeno direttamente, e ora, visti questi ultimi risultati, possiamo provare a fare questa impresa che è lì davanti a noi. Ovviamente non è semplice arrivarci, perché ancora non sappiamo di preciso la quota salvezza, che le squadre corrono, quelle che sono in fondo anche di San Giovannese, di Eti stesso, e quindi la quota si sta alzando, e quindi non sappiamo di preciso quanti sono i punti necessari per arrivare a una salvezza diretta. Quindi, per come siamo partiti, l'obiettivo primario era entrare nella griglia playoff, play-out, con il miglior piazzamento possibile, in modo che ci permettesse di avere il risultato su 3. Ora, piano piano, poi andando avanti con le partite, siamo arrivati in prossimità del limite della salvezza diretta, quindi culliamo questo sogno. Ovviamente poi i prossimi risultati sono quelli che ci determineranno un po' da qui alla fine qual è l'obiettivo vero e proprio. Mister, ma è scattato qualcosa nella testa dei giocatori proprio in virtù, insomma, di questo slancio finale di campionato, arrivare a battere addirittura anche la capolista San Donato Tavarnelle per 1-0 e poi appunto, insomma, riuscire a tirarsi fuori da una situazione difficile? Beh, a volte basta veramente poco per dare una svolta. Magari i ragazzi hanno sempre lavorato bene, perché io sono sempre stato a contatto anche con i ragazzi, la prima squadra, quindi un gruppo abituato a lavorare. Magari il risultato, il cambio, diciamo, che un po' gli ha fatto un pochino Francesco, la sentiamo andare a scatti, probabilmente il telefono non prende bene. Sono in viaggio, sì, sono sul pullman, quindi l'abbiamo sequestrata mentre era in viaggio. Comunque prego, adesso la sentiamo meglio. Dicevo, i ragazzi emotivamente nel momento del cambio sono presi qualche responsabilità in più, e emotivamente col lavoro che abbiamo fatto e che abbiamo fatto insieme, e con i primi risultati positivi, hanno sempre preso più coscienza che qualcosa di veramente importante poteva essere fatto. Poi partita dopo partita abbiamo trovato un po' di solidità come squadra a livello difensivo, e quindi la fiducia mano a mano è cresciuta sempre di più. Cioè anche nelle due partite che abbiamo perso, sia a Flaminia che con l'Arezzo in casa, alla fine abbiamo subito quasi 0 tiri in porta, e con mezzo tiro abbiamo perso a Flaminia, con 2 incidenti al portiere abbiamo perso con l'Arezzo. Però la solidità che è stata trovata piano piano è quella che ci ha portato a fare questi risultati importanti. Anche con San Donato è stata una bella battaglia, abbiamo improntato la partita non solo sulla difensiva, perché ovviamente era impossibile poter contenere soltanto nella nostra area, nella nostra metà campo il San Donato. Abbiamo provato con un po' di coraggio, perché poi alla fine era una partita
che sulla carta proibitiva, però sta nel calcio che uno vuole, può cambiare i sorti. Quindi abbiamo provato ad andarli a prendere, siamo riusciti, andandoli a prendere, a fare commettere un errore e andare a segnare la rete che poi siamo riusciti a portare fino in fondo, grazie poi al lavoro di tutti, perché sia quelli che erano in campo, quelli che sono entrati, siamo rimasti in 10 e hanno lottato fino alla fine, e secondo me poi alla fine abbiamo portato a casa immediatamente questa vittoria che era all'inizio inaspettata, ma ti posso dire che nel cuore ce l'aspettavamo, perché sapevamo da dove venivamo, per cosa stavamo lavorando, e quindi forse è stato un giusto premio. Come ho detto a un'altra persona oggi, poi il calcio, se uno fa dei sacrifici, se lavora in una certa maniera, il calcio è galantuomo e ti restituisce tutti gli sforzi fatti. Ultimissima domanda, poi la lasciamo andare, insomma non la disturbiamo più, visto anche il viaggio, state andando ad affrontare una trasferta molto difficile in chiave salvezza, perché c'è lo scontro contro l'Unipomezia, quindi punti importantissimi. È una partita difficile, perché loro sono una squadra molto solida, che ultimamente ha fatto anche risultati importanti, anche trasferta. Poi si sa, quando arriviamo alle ultime partite si chiudono un pochino le maglie del calcio, perché ognuno poi, ogni squadra ci mette per qualcosa in più per riuscire a portare a casa dei punti importanti, non come in campionato che magari, visto, i finisti fanno prove, provano a cercare alternative, ora invece si va sul concreto, quindi in partita diventa una battaglia, laggiù sicuramente sarà così, una squadra costruita con giocatori veterani che sanno cosa vogliono, che hanno esperienza, che la metteranno anche, non dico sul piano della fisicità, ma sicuramente anche verbalmente proveranno a contenderci in campo un pochino in maniera forzosa, per cercare di metterci un po' di difficoltà, visto una squadra giovane, quindi magari possono puntare su quello per darci qualche colpetto dal punto di vista morale, però la squadra ha lavorato bene, ora in condizioni, spero, sicuramente farà prestazione. Poi il risultato esula dalla prestazione, perché sta in calcio, può succedere di tutto, e quindi, però sicuramente l'atteggiamento dei miei sarà sicuramente un atteggiamento positivo, che dovrà portare a casa un risultato positivo. Mister, grazie mille per il suo intervento, ovviamente in bocca al lupo ai suoi ragazzi per la difficile partita di domani, grazie ancora. Grazie mille, grazie a tutti voi. Un saluto, grazie. Salutiamo l'allenatore del Cascina, Francesco Bozzi. Come sempre, in ritardo, ci fermiamo per la pubblicità, poi al ritorno la partita della Pianese. Insomma, è quello che manca alla fine, non vi dico niente. Manca solo una squadra all'appello, una squadra del territorio della Pianese, che era di scena al Fedini di San Giovanni Valdarno per affrontare la squadra di casa alla ricerca di punti salvezza. È andata come purtroppo la Pianese ci aveva abituato durante tutto l'arco della stagione. È arrivata un'altra sconfitta, ma ci vediamo prima le immagini, poi con un protagonista direttamente dal campo. Dopo tre pareggi consecutivi, Firicano rimescola pochissime carte, avanzando Migliorini a centrocampo, schierando titolare Moruzzi come esterno basso mancino dopo diverse gare e confermando il 4-3-1-2, ormai il suo marchio di fabbrica, con Bellini chiamato ancora ad ispirare Polo e Akamadu. Trazione anteriore anche per gli amatini ospiti, difesa 3, altrettanti attaccanti in campo. Fase di studio dal buon ritmo, poi Tacquino rinnovato attorno al 20°. Se da una parte è velleitaria la girata di Convitto, senza problemi per Cipriani, da parte opposta a Polo si divora il vantaggio a tu per tu con Nannelli, scegliendo per due volte un assist errato per misura e potenza. Prima della mezz'ora, punizione poi da destra per la Pianese, gira sull'esterno della rete Scuderi di prima intenzione. Sempre da palla ferma, ma da parte opposta, brivido creato dalla San Giovannese, Bellini serve di Vito che non inquadra lo specchio, anche se al momento della conclusione appare anche trattenuto. Ci avviciniamo al finale di primo tempo, bella percussione di Convitto, assist laterale a trovate, controllo e diagonale fuori dai pari di quest'ultimo. Ultima nota, la punizione di Bellini da mattonella gradita, troppa forza data alla sfera, che si esaurisce oltre la trasversale. C'è tempo però per rimediare.
inizio ripresa. Del resto, la svolta con un rosso diretto a Moruzzi potrebbe cambiare il match. Il fallo appare veniale a centrocampo, San Giovannese in 10, ma attenzione appunto alla seconda punizione di giornata per Bellini. Stavolta il piede è incandescente, Nannelli può solo raccogliere in rete il pallone dell'1-0. La prima risposta è il controbalzo di uno dei neoentrati, ovvero Lepri, assolutamente lontana dallo specchio azzurro. E quindi è Tascini a girare dopo lo stop del suo assist rasoterra. Cipriani controlla la traiettoria. Il forcing ospite è costante, dunque arriva all'estirata di Lepri in aria, che supera anche il montante più lontano, minuto 37. E a proposito di minuti, servono 8 di recupero per decretare comunque niente altro da segnalare. È la prima gioia di Firicano sulla panchina azzurra. Dunque, poco da dire per l'ennesima sconfitta in trasferta della Pianese, ma veramente tanta soddisfazione per chi in campo, nelle fila della Sangio, indossava la maglia numero 1, l'avete visto saltare insieme ai suoi compagni, esultare insieme ai suoi tifosi a fine partita, e anche una vecchia conoscenza del calcio senese, avendo militato anche nel Poggi Ponzi, Matteo Cipriani, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, partendo subito da questa bella vittoria, la prima di mister Firicano sulla panchina della San Giovannese, ma adesso i punti dalla zona play-out sono 4 e si può guardare al futuro, non diciamo tanto tranquillamente, però comunque con un pizzico di tranquillità in più. Sicuramente la vittoria di domenica è stata una bella boccata d'aria, perché siamo a più 4, anche se il Flaminia ha una partita in meno. Però la strada è giusta, c'è da continuare per salvarsi il prima possibile, anche se 90 minuti prima della fine va bene, però la strada è quella giusta. Matteo, parlavamo poco fa con l'allenatore del Cascina, gli avevo chiesto dopo una serie di risultati negativi cosa è scattato nella testa magari dei giocatori per inanellare una serie di risultati positivi. La stessa domanda la gira a te, nel senso, dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro il Foligno poteva essere insomma una mazzata decisiva, invece vi siete insomma riuniti e avete tirato fuori delle belle prestazioni, insomma 3 pareggi e una vittoria nelle ultime partite che vi hanno fatto appunto risalire un po' la classifica. Sei dello stesso avviso, nel senso scatta qualcosa nei momenti di difficoltà nella testa di voi giocatori? Certo, nei momenti difficili così qualcosa in più devi tirar fuori. Poi noi siamo stati, durante l'anno comunque abbiamo anche fatto ottime vittorie fuori, quindi non sei un fenomeno quando vinci, per dire, con l'Arezzo in casa, non sei scarso quando perdi, per dire, col Foligno sempre in casa. Ci vuole molto equilibrio, forza di volontà e di sacrificio, perché nei momenti di difficoltà ci esci col sacrificio. Perché stavo per dirti, appunto, la San Giovannese quest'anno ha ottenuto grandi risultati contro le cosiddette grandi del campionato, perché hai ricordato la vittoria con l'Arezzo, ma anche il pareggio ad Arezzo, il pareggio a Gavorrano, insomma il pareggio col Poggi Bonzi, sono tutti risultati importanti per una squadra che lotta per salvarsi. Sì, sono risultati importanti, che anche insomma nella partita quando giochi con quelle in cima è, diciamo tra virgolette, tutto più bello, però gli obiettivi li porti a casa quando batti Rieti 4-0 là, quando fai punti con le tue pari classifiche, mettiamola così, sono quelle che alla fine fanno la differenza. Senti, il mister ha definito la vittoria contro la Pianese vittoria di cuore, sei d'accordo? Beh sì, perché dopo giocare un secondo tempo in 10 contro la Pianese, comunque veniva da dei risultati ottimi, non era per niente facile, siamo riusciti a fare quel gradino che nelle ultime settimane abbiamo fatto un po' fatica, magari andavamo in vantaggio, poi per qualche maniera sciupavamo, invece domenica ce la siamo voluta vincere, via. Assolutamente, come detto, insomma, il campionato, la volata finale vi vede a più 4 dalla zona play-out. Hai detto giustamente, ricordato bene il fatto che l'Unico Pomezia ha una gara in meno, è quella col Flaminia da recuperare. La prossima partita è un super derby, possiamo definirlo così, perché farete visita al Poggi Bonzi in una sfida che vede anche le due tifoserie gemellate. Che partita sarà? Insomma, te che sei anche conoscitore di entrambi gli ambienti.
Sicuramente due ambienti molto, molto simili, molto caldi, bello giocarci, sarà una partita in notturna tra l'altro, quindi una situazione diversa, però bella, speriamo ci sia una bella coreografia intorno. E loro sono la seconda della classe, la miglior difesa, quindi non sarà per niente facile, però noi andiamo lì cercando il risultato, perché tanto adesso non esiste più classifica. Tutte possono vincere con tutte e tutte possono perdere, perché chi deve arrivare all'obiettivo in qualche maniera deve fare. Assolutamente, ovviamente in bocca al lupo alla tua squadra, noi facciamo in bocca al lupo anche al Poggi Ponzi e ringraziamo Matteo Cipriani, portierone della San Giovannese, grazie ancora. Grazie mille dell'invito e complimenti alla trasmissione, salve. Grazie Matteo, salutiamo dunque Matteo Cipriani, portiere della San Giovannese. Pietro, l'abbiamo detto prima, questa partita con le tifoserie gemellate, insomma te fai parte della vecchia guardia, non so, del Poggi Ponzi, dimmelo te, della Francia più calda, insomma, te lo chiedo anche a te, sarà sicuramente uno spettacolo. Sì, dai, siccome come diceva anche appunto Cipriani, la partita in notturna poi ha sempre un fascino diverso, no? Soprattutto in queste categorie è difficile trovare partite nell'orario, diciamo, cena barra dopo cena, quindi ecco sì, un fascino sicuramente diverso, una bella partita sugli spalti, appunto come ricordavi le due tifoserie gemellate, quindi sicuramente un clima di festa, un clima anche di unione, no? Perché poi il calcio è anche unione e lo stare insieme. Dopodiché appunto ci sarà la battaglia sportiva sul campo, dove nessuna delle due squadre sicuramente si farà sconti, anche perché appunto come ricordavi la San Giovannese due obiettivi diversi, però ecco la San Giovannese ancora non ha la certezza e non può stare tranquilla in ottica play-out. Noi come inteso come certo. Poggi Ponzi vogliamo continuare a far bene e provare a cercare di tenere vivo il campionato fino in fondo, fin quando sarà possibile. Ci tengo anche a specificare una cosa, perché spesso e volentieri durante la nostra trasmissione abbiamo seguito il Poggi Ponzi anche direttamente allo stadio, anche tramite le parole del presidente Bellini. Un applauso importante era stato fatto proprio a voi tifosi, perché dall'inizio dell'anno ci siete sempre stati, forse siete stati anche l'arma in più per questa squadra. Sì, probabilmente hai ragione, anche perché proviamo, ecco, a dirlo ovviamente, certo, da interno, ecco. Esatto, no, sicuramente il pubblico a Poggi Ponzi c'è sempre stato, è una piazza che nel suo piccolo è una piazza calda, dove anche gli stessi giocatori poi riconoscono questo, come dire, questa situazione. Il pubblico è stato l'arma in più, indubbiamente, perché ecco, io riprendo, mi torna alla mente appunto la partita con il Tavarnello, una partita dove il primo tempo il San Donato ha stradominato, dove veramente poteva finire 3-4-0 per loro, dove però io credo che i giocatori, anche grazie alla nostra spinta, comunque avere gli spalti gremiti di tifosi, e insomma il gol e il pareggio all'80-85esimo e poi il gol finale con 200 e passa tifosi che spingono per te, credo faccia indubbiamente la differenza. E poi ecco sì, abbiamo girato l'Italia in lungo e largo non facendo mai mancare l'apporto, e quindi ecco credo sia molto, molto importante e molto utile per i giocatori. Simone, no? Quando eri stato qua qualche mese fa, voglio vedere se sei dello stesso avviso, io dico che me lo ricordo, ma in realtà non mi ricordo cosa disse qualche mese fa. Questo è un campionato bello, è un campionato molto aperto, forse il girone è sempre storicamente quello toscano e umbro e laziale molto difficile. Ti chiedo, ti faccio la stessa domanda che ti feci, c'è qualche squadra che magari ti aspettavi di vedere più su o qualche squadra che ti ha sorpreso in positivo e quindi magari ti aspettavi di vedere più giù? Su, giù, insomma, decidite. Allora, ovviamente questo leitmotiv che dura da tutta la stagione, veramente grandi complimenti e onori al Poggi Ponzi, che da neopromossa come obiettivo iniziale aveva la salvezza dichiarata dalla società, e invece si trova al secondo posto, testa a testa, tra l'altro fantastico, meraviglioso, bello, con il San Donato Tavarnelle. Una sorta di elastico, e l'avevo definita così la settimana scorsa, due punti, poi passa avanti il Poggi Ponzi, ritorna avanti il San Donato, un elastico insomma. Veramente un duello appassionante, come è super appassionante questo girone, il testa a testa lassù in vetta, la bagarre per i playoff,
la bagarre per i playout, un finale di stagione tutto da vivere e da seguire 4-4-2 la trasmissione. Ti ringrazio, ecco, anche per aver illuminato la trasmissione. No, no, ci mancherebbe. L'ha detto solo perché è qui, se no in realtà non lo penserà mai. E a proposito di bagarre, la squadra che forse doveva essere un pochino più in alto, e anche questo si dice da tutto l'anno, è la Pianese. Però mancano 6 partite alla fine e la Pianese ha 3 punti da playoff. Può succedere veramente di tutto, e allora noi partirei col farvi vedere quello che non avevamo potuto farvi vedere nelle passate settimane, visto che eravamo con 4-4-2 in trasferta per farvi seguire le partite, poi Ponzirieti e poi Folonica Gavorrano contro Pianese. I migliori gol, quelli che erano stati i top gol di quelle giornate, parlo della giornata numero 26, e qui Simone farà piacere perché abbiamo deciso di dare la palma del gol migliore a Paparusso, calciatore dell'Ornano Badesse. Per questo gol, appena la regia è pronta, ve lo farà vedere, questo gol è realizzato contro l'Unipomet nell'1-1, insomma, occorso in terra laziale. Eccolo qua, con questa semi sforbiciata da terra che si infila all'angolino basso per battere il portiere. Mentre per quanto riguarda la 27esima giornata, qui abbiamo decretato il vincitore della 27esima, Guido Camarlinghi del Pro Livorno, il suo gol contro il Foligno nella vittoria per 2-1. Eccolo qua, lo vedete, Camarlinghi che salta tutti, entra in area e poi batte il portiere, forse un po' colpevole non aver coperto bene il primo palo, ma veramente grandissimo gol. E allora, questa settimana, per dispiacere di tutti, il gol che ha vinto è stato questo qua, ve lo facciamo vedere perché insomma merita assolutamente, quindi non ci sarà modo di batterlo. È Riccardo Gagna del Modena che segna direttamente dalla sua porta nel derby contro Limolese al 91esimo. Vedete qui il gol che sicuramente, molto probabilmente, varrà la promozione, ma tutti quanti, compresi i miei ospiti che mi guardano, mi dicono: ma Riccardo Gagna del Modena con la Serie D, ma che c'entra? La risposta qual è? Niente, infatti la goal collection c'è, eccola qua. Eccola qua, vi avevo fatto credere che la collection questa settimana non c'era, no, ma volevo burlare, insomma, un po' per fare due risate. L'avete vista, insomma, giudicheremo il gol più bello, ma credo non ci siano dubbi, anche perché avete visto praticamente tutto, noi segniamo sul rigore. Parto da Simone, il gol più bello di questa 28esima giornata. Dai, Marco, è stato il primo del Triestina, Dicato che si coordina veramente bene e lascia questo andare, questo destro che... Mi sa che rete, bello. Prima di sentire il giudizio di Pietro, ti chiedo: l'hai votato solamente perché speri che domani non ci sarà? No, speriamo di no. Speriamo di no. Pietro, secondo te? Sì, dai, anch'io sono d'accordo con il gol dedicato del Triestina, ma come dicevo,
Non da meno è stato comunque anche il gol del pareggio dell'Arezzo, ecco, il primo gol, veramente un gol di pregevole fattura. Infatti c'era stato un po' di bagarre tra il primo gol di Persano, il pareggio 1-1 dell'Arezzo, il gol di Tigani, il tuffo di testa, insomma molto simile a quello poi del Flaminia sul campo di Montespaccato, ma la spuntata di Cata, insomma, che si va ad aggiungere anche lui ai top gol di questo campionato di Serie D. E allora, siamo quasi in chiusura, direi di leggere subito il prossimo turno, perché già domani siamo in campo, insomma si torna in campo nelle varie città della Serie D, partendo ovviamente da tutte le partite delle senesi che abbiamo presentato: il San Donato Tavarnelle che è di scena a Città di Castello contro il Tiferno Lerchi, il Poggio Ponzi invece che riceve la San Giovannese, poi il Trestina nello scontro playoff, il Badese, scusate, nello scontro playoff contro il Trestina al Berni, e poi l'altra senese, la Pianese, che ospita il pericolante Foligno. Le altre partite le vedete in grafica: Canara Montespaccato, poi Flaminia Rieti, Pro Livorno contro Arezzo, Scandicci Follonica Gavorrano. Chiude la sconto salvezza, anche noi abbiamo parlato con l'allenatore dei pisani, Unipol Mezia contro Cascina. L'ultimissima cosa, mi sono scordato, la classifica marcatori, perché dopo la Goal Collection solitamente vediamo le facce dei giocatori che stanno regalando veramente tante emozioni in questo campionato. Russo e Marzieri del San Donato in testa con 18 gol, Elio Calderini 16 a metà fra Tiferno e Arezzo, 14 per Convitto, 13 per Sciamanna, 12 gol un altro Trestina, quindi Essussi, 11 per Gianni Riccobono e Tascini, così come Maurizio Peluso, e chiude a 10 gol Marcheggiani, che non è più a Rieti, ora è all'Ostia Mare, ma fino a che resta 10 gol regge, almeno per qualche altra settimana, quando probabilmente verrà superato. Per quanto riguarda 4-4-2 di questo mercoledì è tutto, io ringrazio voi che mi avete seguito, i registi Tommaso Bruni e Diego Gasparoni, che hanno permesso, insomma, a questa puntata di andare in onda, e poi ovviamente non posso che ringraziare i miei ospiti, Simone Demianturi, grazie ancora. Grazie Marco, un abbraccio e buonasera a tutti. E Pietro Cambi, grazie. Grazie, grazie Marco per l'ospitalità. Ricordo, domani tutte in campo le squadre alle ore 15, tranne Poggio Ponzi contro San Giovannese, che sarà il posticipo alle ore 20:30. Io vi saluto da Marco Del Grande, grazie ancora.